streaming, eccoci qua, boom. Intunnellati. Ok, allora, giusto per ricapitolare, l'altra volta abbiamo visto velocemente quelle che sono, quello che è il meccanismo attraverso cui vengono prodotti i neuroni nel sistema nervoso centrale. Abbiamo visto, diciamo così, semplicemente un po' gli attori in gioco, ok? Quindi questo epitelio della ventricular zone, in cui ci sono i progenitori che si dividono, e i giovani neuroni che salutano le mamme, scappano dal lato, da che lato dell'epitelio? Dal lato? Dai, che timidi che siete! Basale! Comunque, si possono dire delle stupidaggini che talvolta aiutano di più delle cose giuste, perché ti fermi un attimo e ci devi pensare. Comunque, scappano dal lato basale e lentamente riempiono questo cervello, lo ingrassano. Informazione. Ok, allora, questi neuroni che vengono generati sono generalmente committed, cioè in realtà non abbiamo ancora l'idea fino a che punto, d'accordo? Abbiamo visto che c'è una grandissima varietà e variabilità di neuroni, però almeno per macro categorie, per grosse tipologie, siamo sicuri che ci sia un certo livello di commitment alla nascita, cioè loro vengono generati con uno specifico destino. E questo destino viene regolato da coordinate spaziali e temporali. Quindi i loro progenitori, le loro mamme, insomma, il tipo di figli che possono dare queste madri, è definito, è regolato da una serie di variabili che cambiano appunto nello spazio e nel tempo. Quindi a seconda del momento e a seconda del punto di neuroepitelio avremo neuroni diversi. E la prima variabile che vediamo è appunto quella spaziale. Ovvero appunto questa così suddivisione dell'epitelio, della zona ventricolare, in tanti piccoli sottodomini, ciascuno contenente progenitori con uno specifico potenziale. Quindi danno tutti i neuroni questi domini, ma ognuno un tipo diverso di neurone, ok? Un sottotipo diverso. E diciamo appunto, ovviamente l'eterogeneità è elevatissima, abbiamo di nuovo assi anteroposteriori, dorso-ventrali, l'anteroposteriore l'abbiamo visto a grandi linee, quelli che sono i fattori che regolano la specificazione lungo l'asse anteroposteriore, quindi WNT, l'FGF, l'acido retinoico. Ecco, però in realtà il modello più anche didatticamente appropriato da trattare, più semplice e anche evocativo e potente secondo me, è quello dell'asse dorso-ventrale e in particolare l'asse dorso-ventrale del midollo spinale. Quindi sapete il midollo spinale dov'è? Qual è l'asse dorso-ventrale? Abbiamo una porzione dorsale che è più di tipo sensoriale, contiene una serie di interneuroni che ricevono dal dorsal root, mentre invece abbiamo nella parte ventrale i corpi cellulari dei motoneuroni, quindi cellule che mandano poi i loro assoni a innervare diverse tipologie di muscoli. Quindi corna ventrali e corna dorsali, questo dall'anatomia spero che tutti quanti più o meno ci siano. Vi faccio solo vedere così velocissimamente una sezione, giusto perché ci recuperiamo un attimo quelli che sono i circuiti proprio super basic del midollo spinale. Quindi abbiamo l'arrivo di afferenze sensoriali nelle corna dorsali, una serie di interneuroni in realtà che sono molti di più di questi, e poi appunto nella parte ventrale i neuroni motori, e questo è il classico arco riflesso, il circuito più semplice e rapido sensorimotorio. Ok, allora la porzione ventrale,
sono stati distinti 5 domini di progenitori. Questo già più di una ventina d'anni fa, diciamo. Ok, sono proprio dati storici classici. Ok, questi 5 domini noi li vediamo perché i neuroni che nascono lì hanno un loro destino specifico, ok? Quindi con un retrovirus, sapete cos'è un retrovirus, vero? Ve l'ho già detto. Cos'è un retrovirus? Cosa fa il retrovirus? Ve l'ho già detto, sì. Eh? Cosa marca il retrovirus? Se voglio fare appunto un lineage. È un virus che si integra nel DNA? Sì. Si integra nel DNA. Entra in qualunque cellula? Sì, in teoria entra in qualunque cellula. Ma non può sopravvivere in tutte le cellule, o meglio, non può integrarsi in tutte le cellule. Perché? Si integra solo in alcune. Sono sì, più simpatiche, più allegre. No, sono cellule in cui si è disgregata la membrana nucleare, non sa passare la membrana nucleare, il retrovirus. Ok, quindi se c'è una membrana nucleare intatta, rimbalza e non è in grado di raggiungere il nucleo e quindi di integrarsi. E quindi quali sono le cellule che hanno la membrana nucleare non intatta? In divisione, ok? Il retrovirus è un classico sistema per marcare il lineage delle cellule in divisione. In genere ne becchi solo una, perché è raro che ne arrivino troppe copie, ma comunque. Voilà. Perché la becchi in fase M, ovviamente. Quindi da una parte andrà il retrovirus che si è integrato. Comunque, è uno dei tanti metodi per tracciare il lineage delle cellule, il retrovirus. Comunque, usiamo retrovirus, in realtà anche metodi genetici, che vedremo poi, si possono definire una serie di punti di origine per determinate classi di neuroni. Ok? Quindi quassù P0 nascono gli interneuroni 0, nel P2 nascono gli interneuroni V2 e così via. I nostri amati motoneuroni, il buon vecchio Gino, che abbiamo visto l'altra volta, nasceva qui dove c'è scritto PMN, ovvero Progenitor Domain dei Motor Neuron. Ok, voilà. E appunto questi progenitori sono convinte da produrre solo quegli specifici tipi di neuroni e, un po' come avevamo visto nella drosofila e con i geni omeotici, anche in questo caso esiste un codice di fattore di trascrizione che definisce ogni singolo dominio. E vi pregherei però, visto che ci addentreremo in qualche appunto esperimento in questo modello del sistema dell'asse dorsoventrale, di porre un po' di attenzione a queste immagini. Le sapete leggere? Riusciamo a orientarci? Cerchiamo di orientarci velocemente. Questo è un midollo spinale, vero? Adesso non so se di topo o di pollo, uno dei due, ma comunque si somigliano molto. E ok, questa linea che vedete in mezzo è il ventricolo, che tendenzialmente è schiacciato, molto schiacciato, ok, in questo tubo neurale che si sta differenziando. Quindi il ventricolo di fatto non è che si veda molto. Si vede, o si intravede, questa silhouette della ventricular zone. Ok? Quindi che cosa ci dice? Questa sarà una fase precoce o tardiva della neurogenesi? Questa è la ventricular zone. E qui in realtà andiamo già verso i somiti. Questa è la pia. Questa è la pia, questa è la ventricular zone. Siamo in una fase precoce o tardiva della neurogenesi? Che cos'è la neurogenesi? È la genesi dei neuroni, ok? Quando vengono generati i neuroni. Abbiamo visto l'altra volta che c'era questo epitelio, vediamo se ci ricordiamo, questo epitelio pseudostratificato, le cellule andavano su e giù, si dividevano, e ogni tanto qualche cellula neogenerata, qualche nuovo neurone, usciva dal lato basale, ok? Qui la ventricular zone finisce qua, questo è l'epitelio pseudostratificato, e queste sono le cellule che sono già uscite,
Quindi siamo in una fase precoce o tardiva della neurogenesi? Precocissima, ok? Sono uscite 4 cellule, sono stati prodotti 4 neuroni per il momento, poca roba, d'accordo? Ok, ma detto ciò, noi adesso ci concentriamo il nostro sguardo sulla ventricular zone, e in particolare in queste zone precoci, quando si definiscono questi domini di progenitori. Ognuno di questi progenitori poi produrrà il suo set di neurone specifico. E quindi cosa vediamo? Per esempio che c'è questo dominio di BX2 positivo, poi ce n'è uno un po' più largo, IRX3. IRX3 in realtà poi lo vedete anche qui, però al di fuori della ventricular zone. Poi c'è PAX6, un po' più a gradiente ma con una zona molto forte, NK. Adesso non voglio che li sappiate per davvero, però voglio che notiate dov'è la ventricular zone e il fatto che questi domini, l'espressione di questi fattori di trascrizione definisce specifiche sottozone della ventricular zone. Ok, la vedete, questa è la ventricular zone e vedete come c'è proprio come se fosse una bandiera. Questo è il classico, un bellissimo modello per quel modello della bandiera francese. Quindi di nuovo l'espressione di questi fattori di trascrizione è netta. Fino a questa cellula abbiamo un certo fattore, dopo ne abbiamo un altro. E il codice che si viene a definire identifica in modo univoco ognuno dei domini di progenitori. Ok? Semplice, chiaro e direi anche bello, no? Non sono belli questi, queste sono solo doppie, però secondo me hanno un loro fascino. Qui si vede, attenzione, giusto perché ci facciate l'occhio, questa curva, questa è appunto la zona ventricolare da cui verranno fuori poi i motoneuroni. Qui sotto sono i primi a nascere, forse anche per quello, non lo so, comunque lì la ventricular zone è un po' più bassa. E basta. No, in realtà aspettate, questa immagine è anche carina, di nuovo ci fa vedere un pochino che cosa sta succedendo. In blu, rosso e verde abbiamo 3 di questi fattori di trascrizione tipici di alcuni domini di progenitori. Ok? E il dominio da cui nascono i motoneuroni è specificato, è identificato da questa proteina OLIG2, che qui è in verde, la vedete? I giovani motoneuroni invece esprimono un loro particolare, specifico, li vedremo dopo, questi geni, appunto, fattore di trascrizione che si chiama ISLET1. E quindi qui che cos'è che vediamo? Queste cellule bianche, le vedete? Che si stanno accumulando qui sopra quelle verdi, questi sono i giovani motoneuroni neonati. Ok? Quindi le cellule verdi sono le madri di questo dominio, il dominio dei motoneuroni, e hanno prodotto queste cellule bianche. Qui se ne vede qualcuna che sta migrando addirittura. Quindi ISLET1 va su velocissimo. È chiara questa immagine? La vedete? Chi non la vede? Non la vedete o la vedete? Dimmi. Ho messo il documento NB. Cosa ho messo? La subventricular zone non è presente nello spinal cord. Subventricular zone era quel strato aggiuntivo che produce neuroni al di sopra della ventricular zone. Ok? Non ve l'eravate neanche posto il problema, però metti che dopo studiandola vai a cercare, volevo solo che vedeste che non c'è. Ok, allora, come si ottiene questa suddivisione in bande precise, in domini di progenitori? Ok, come si suddivide questo epitelio in sottozone? L'abbiamo già visto, ok? L'abbiamo già visto, ci aspettiamo un bel gradiente di un morfogeno, ok? Ci aspettiamo un bel gradiente di un morfogeno, anzi, meglio uno o due, ok? Per definire i soliti poli. Ok, questi gradienti ci sono Sonic Hedgehog, gli attori, e BMP, 4 e 7.
VMP, l'avevamo già visto, VMP 4 e 7, espresso dal... Questo non ci deve stupire troppo. Chi è che esprime VMP 4 e 7? Nell'induzione neurale. L'ectoderma. L'ectoderma esprime VMP 4 e 7. Se io inibisco VMP 4 e 7... Esatto, neuroectoderma. Una volta che si è formato, però, questo BMP4 e 7 non ha più lo stesso effetto. Si è persa una competenza. Noi non parliamo di competenza, mi dispiace, mi sono perso anche questo pezzo, ma è così. Comunque, ok, una volta che in realtà il cervello è formato, che è stata presa, è stato passato questo bivio, non sei più ectoderma, sei diventato neuroectoderma, BMP4 e 7 io te lo posso dare e tu non tornerai indietro, non ha più un effetto ectodermizzante, ok? Perché quella tappa è passata, è superata, ok? E in effetti non solo l'epitelio, il neuroepitelio non è sensibile in termini di appunto, cioè non cambia il suo destino dal punto di vista neuroectoderma rispetto ad ectoderma se sottoposto a BMP4, ma addirittura inizia a esprimerlo lui stesso. In questa regione dorsale, chiamata roof plate, o la piastra del soffitto, sono nomi semplici, qua abbiamo la roof plate e la floor plate, quindi del soffitto e del pavimento, quella dorsale e quella ventrale. Quella del soffitto esprime, inizia a esprimere BMP4 e 7, mentre la floor plate, là sotto, inizia ad esprimere Sonic Hedgehog. E Sonic Hedgehog, io adesso non ve l'ho chiesto perché era una questione di memoria, però l'abbiamo già visto. Ve lo ricordate? Chi è che esprimeva Sonic Hedgehog? Dopo l'induzione neurale, è scritto anche qui, la notocorda. Ok? E infatti quando uno dei marcatori che veniva utilizzato per vedere l'assenza di questa notocorda era stato proprio Sonic Hedgehog. Comunque Sonic Hedgehog è espresso nella notocorda e la sua espressione induce una fonte di Sonic Hedgehog nella parte ventrale del midollo spinale, quindi nella floor plate. Ok? Allora, queste sono due fonti di morfogeni. Cosa ci aspettiamo adesso? Un bel? Da queste fonti si forma un gradiente. Eccolo qua. Il gradiente di Sonic Hedgehog, in effetti, è l'elemento che plasma questi domini di progenitori, con un meccanismo molto simile a quelli che abbiamo già visto. Ma fa sempre vedere bene rivederlo in un altro contesto. Allora, Sonic Hedgehog essenzialmente si è visto indurre determinati fattori di trascrizione. Questo classe 2 cosiddetti, li sono indotti da Sonic Hedgehog, quindi quando Sonic Hedgehog c'è, stimoliamo l'espressione perché l'abbiamo visto, ci sono gli enhancers, eccetera, eccetera. C'è poi un altro invece set di geni che viene represso da Sonic Hedgehog. Ok? E poi ci sono delle interazioni che qui forse un po' anche troppo semplificatamente vediamo indicate come cross reazioni a coppie, però diciamo in generale dei rapporti di gene regulatory network, se vogliamo vederla. Poi queste cross reazioni a coppie esistono veramente, ma insomma in alcuni casi sono anche un pochino più indirette, però in ogni caso attraverso appunto il gene regulatory network ci sono poi dei confini netti, ok? Quindi OLIG2 e DRX3, no, in realtà si cross reprimono a coppie, si cross reprimono tra loro, o l'uno o l'altro, guerra per la supremazia, chi vince, vince. Ok, se c'è OLIG2, IRX3 non ci può essere. Però allo stesso tempo se c'è IRX3, OLIG2 non ci può essere. Quindi c'è un livello soglia per cui IRX3 vince, e sposta il dominio di OLIG2. È chiaro questo? Quindi il livello di Sonic Hedgehog
in qualche modo definisce la distanza a cui questo tiro alla fune trova il suo equilibrio. Non so come possiamo dirlo in altri 50 modi, ditemi solo se avete capito. È chiaro? Cioè, se io spingo con Sonic Hedgehog, spingerò da questo lato. Quindi io spingerò NKX2, Olig2, NKX6.1, li renderò più forti se io aumento la quantità di Sonic Hedgehog, ok? E quindi loro sconfiggeranno di Bix 1 e li costringeranno a retrocedere. È una sfida tra truppe, ok? E questi vengono detti classe 1 e classe 2, quindi indotti o repressi da Sonic Hedgehog. Però questo è un concetto importante, quindi Sonic Hedgehog può indurre o reprimere. È chiaro che come farà? Reprimerà direttamente o reprimerà indirettamente? Questo per il fatto che stimola l'espressione di qualcuno che reprime l'altro gene? Questo non ve lo so dire, dipende da caso a caso. Cioè, questo è anche quello che vi fa capire che c'è poi un gene regulatory network che interpreta questi gradienti e che non è sempre così semplice da definire. Ma comunque, ok? Quindi, che cosa vediamo? Appunto, questo è un altro schema che ci fa vedere la stessa cosa, solo perché ce l'abbiamo bene chiaro in mente. Abbiamo Sonic Hedgehog, qui vedete questi margini sfumati, che induce l'espressione di determinati geni a seconda del suo livello di concentrazione e dei rapporti con gli altri geni. Poi queste cross-reazioni a coppie in qualche modo rendono più netti e più definiti questi confini, finché si formano questi 5 domini, ciascuno caratterizzato dall'espressione di determinati fattori di trascrizione. Evviva! Ok, quello che ci chiediamo oggi, e questo non è molto diverso da quello che abbiamo già visto nella Drosophila o altri modelli di gradiente e espressione differenziale di fattori di trascrizione. Oggi cerco di farvi vedere però un po' di più il correlato intracellulare di questo gradiente. E quindi parleremo abbondantemente appunto della via di Sonic Hedgehog. In realtà non ne parleremo abbastanza abbondantemente, è una via complicatissima, però diciamo faremo un primo approccio con questa via. Perché se non sbaglio non ne avete parlato con la professoressa, dico bene? Sonic Hedgehog ve l'ha saltato, l'ha lasciata a me, grazie. La ringraziamo anche via YouTube, è bellissima la via di Sonic Hedgehog. Allora, vabbè, intanto il ligando. Il ligando può essere secreto in mille modi diversi, in mille forme diverse, e ovviamente per chi fa modelli questo è importante perché influenza il modo in cui il gradiente si forma, quanto è costante, cioè però diciamo noi in realtà rimaniamo sapendo che ce ne sono tanti modi e ci fermiamo lì. Ok, come funziona la via? Nella Drosophila essenzialmente abbiamo un recettore che è patched, che in condizioni normali, cioè, scusate, di assenza di Sonic Hedgehog, reprime un'altra proteina transmembrana chiamata SMO. Ok? E quindi lo tiene buono, lontano dalla membrana cellulare. In questa situazione in cui il buon SMO è inibito, ok, è tenuto in galera, nella galera segrete, la povera principessa C è una proteina, viene però appunto un fattore di trascrizione, viene continuamente fosforilata da, diciamo, la PKA, che dovreste sapere chi è. Sapete chi è la PKA? GSK3 beta e questo CKI viene continuamente fosforilata da queste tre proteine. In un grosso complesso legato appunto a questo COS2, che è una proteina in realtà che media un legame con i microtubuli. Quindi lei viene integrata in questo grosso complesso proteico dove viene continuamente fosforilata e la fosforilazione la manda al cleavage proteolitico. Povera principessa, viene clivata continuamente. E
in questa forma agisce da repressore della trascrizione. Quindi la modificazione post-trascrizionale della proteina CI non inattiva la proteina, ok? Ma ne cambia, diciamo così, il significato, la funzione a livello trascrizionale. Quindi la proteina è sempre lì, non viene distrutta, va al nucleo, ma ci va vestita da repressore. Non avete capito? Ripetiamo? In condizioni di assenza, poi questa cosa dell'attivatore repressore lo rivediamo, però in condizioni di assenza di Sonic Hedgehog, la proteina CI è parte di un complesso multiproteico, dove ci sono un sacco di proteine, che attraverso questa proteina COS2 si associa ai microtubuli. All'interno di questo complesso la proteina CI viene fosforilata. Fosforilata in un modo che ne appunto condiziona il destino, nel senso che viene, a causa di questa fosforilazione, clivata una parte della proteina, viene processata proteoliticamente, quindi ne viene tagliato un pezzo, ma adesso lo vedremo. E in questa forma la proteina agisce da repressore, quindi va al nucleo e fa il repressore, reprime la trascrizione. Cosa succede? Poi lo vediamo meglio quest'ultimo passaggio. Adesso ricordiamoci solo che se non c'è Sonic Hedgehog, CI viene fosforilata e viene quindi processata proteoliticamente, ma non distrutta, ok? Ne viene processata proteoliticamente solo una parte. Se invece c'è Sonic Hedgehog, grazie a una serie di altre proteine che mediano il legame, chi se ne frega, Patched lega Hedgehog, e questo però ne porta a l'internalizzazione. Ok? Quindi praticamente Hedgehog distrae Patched, liberando SMO dalla sua inibizione. Quindi viene derepresso SMO. Senza l'inibizione di Patched, in realtà che io sappia i dettagli molecolari non è che sono ben chiari di come faccia Patched a inibire SMO, ma a noi non interessa. SMO va in membrana. Una volta andato in membrana viene fosforilato, lega COS2 e in tutto questo CI viene liberato da questo complesso senza essere fosforilato, viene lasciato libero anche lui. Ok, è arrivato il cavaliere Hedgehog e quindi il cattivo Patched è stato distratto, e quindi la cattiva COS2 anche è stata distratta, e CA riesce a scappare senza che gli taglino i capelli e va al nucleo, quindi intera. Ok, quindi attenzione, quando c'è Sonic Hedgehog, CI va al nucleo intero, così com'è. Quando invece Hedgehog non c'è, CI viene continuamente processato, gli tagliano i capelli. Ok? E quindi va al nucleo pelata. Va bene? Ok. Allora, nei mammiferi, questa era la drosofila, nei mammiferi la faccenda è leggermente più complicata, ma non troppo, non vi preoccupate, ci soffermeremo, no, la finiamo subito. Ok, nei mammiferi in realtà un compartimento fondamentale per la funzionalità della via di Sonic Hedgehog è il ciglio. Quando manca il ciglio ci sono tutta una serie di disfunzioni alla via di Sonic Hedgehog. Il ciglio primario, attenzione, sapete che cos'è un primary cilium? No? Non sapete cos'è il ciglio primario? Una cosa sono le ciglia motili, questo è un ciglio che non si muove e c'è soltanto uno di questi cigli, e normalmente i nostri amati centrioli, che tutti sappiamo cosa sono, vero? Ok, sono posizionati proprio lì. In realtà il primary cilium è una struttura diffusissima,
penso quasi tutte le cellule eucarioti hanno un prima residuum. Comunque ce l'hanno anche i progenitori neuronali. Quindi la forma è la stessa di un ciglio motile, ma mancano i due, la coppia di microtubuli centrale, che è quella fondamentale per far battere il ciglio. Quindi c'è soltanto l'involucro, e poi però lui è così, è un'antenna più che un ciglio motile. E ha appunto questo caratteristico corpo basale che è normalmente rappresentato dai centrioli. Vabbè, se non lo sapevate adesso lo sapete. Sempre bene da sapere. Ok, allora cosa succede nei mammiferi rispetto alla via, nei vertebrati in generale, rispetto alla via di Sonic Hedgehog? Allora, tutto uguale, abbiamo PACED, abbiamo SMO, la proteina CI, in realtà ne abbiamo tre versioni, che si chiamano GLI1, GLI2 e GLI3, quindi c'è una moltiplicazione delle CI. E l'altra particolarità è che il processamento proteolitico di queste proteine GLI avviene alla base del ciglio. Quindi alla base del ciglio la PKA, la GSK3 beta fosforilano GLI e gli fanno tagliare i capelli. GLI 2 e GLI 3. In realtà GLI 1 non viene processata. Adesso faremo finta che GLI 1 non esiste. GLI 1 esiste, però oggi facciamo finta che non esiste. Ok, allora che cosa succede quando non c'è Hedgehog? SMO non è in membrana e GLI 2 e GLI 3 viene fosforilata continuamente alla base del ciglio, associata di nuovo a questa proteina SUFU, che è l'omologo di COS. No, in realtà non è l'omologo di COS, scusate, l'omologo di COS, se non sbaglio, è questo KIF7, ma non importa. Comunque, di nuovo associata ad un sono di nuovo associata ad un complesso proteico, ok, che è associato ai microtubuli e che sta però appunto alla base del ciglio. Ok, che cosa succede invece quando Sonic Hedgehog inattiva PACED, legandolo, lega PACED, PACED viene mandato verso la degradazione, internalizzato e degradato, SMO viene liberata l'inibizione di SMO, SMO va in membrana e di nuovo va nella membrana del ciglio e di nuovo interagisce con questi complessi proteici, di fatto portandoli all'interno del ciglio. Quindi noi abbiamo che GLI 2 e GLI 3 vengono portati dentro al ciglio, quindi vengono liberati dal cattivo parrucchiere che c'è alla base. Questo complesso proteico viene liberato senza però che GLI 2 e GLI 3 vengano fosforilati. Quindi GLI 2 e GLI 3 possono andare via felici da soli, ok? Semplicemente la differenza tra la drosofila e i mammiferi è che mentre nella drosofila GLI 2 e GLI 3 venivano liberati a livello della membrana generale, in questo caso GLI 2 e GLI 3 vengono liberati, non clivati, ok? Quindi nature, con i capelli lunghi, a livello del ciglio. Questa è l'unica differenza. All'interno del ciglio. Quindi bypassano il sistema di fosforilazione e poi degradazione proteolitica e se ne vanno felici verso il nucleo con i capelli lunghi. Ok, ma vediamole un pochino queste proteine GLI che sono così determinanti nel definire il meccanismo attraverso cui Sonic Hedgehog traduce, cioè viene tradotto a livello nucleare di trascrizione, il gradiente di Sonic Hedgehog. Ok, la struttura di GLI 2 e GLI 3 lo vedete qua, possiede una serie di domini fosforilabili, c'è un dominio di transattivazione e un dominio che viene chiamato di repressione, in realtà, vabbè, lo vedremo, e di legame del DNA. Attenzione, eccoci qua. Che cosa succede quindi a livello dei geni che hanno delle sequenze, diciamo, che possono legare GLI? Quindi ci saranno degli enhancers
e Glee va sul suo enhancer, riconosce la sua sequenza e lì succederà quello che succederà a seconda di come è fatto Glee e di come è fatto l'enhancer. Però in generale quello che possiamo vedere anche bene da questo schemino è che se io lascio Glee così com'è nella sua conformazione naturale, quindi non processato, coi capelli lunghi, quando va a legare le sue sequenze segnale, questa proteina agisce da attivatore della trascrizione. Ok? Quando invece la proteina Glee è stata clivata, il dominio che riconosce il DNA è sempre lo stesso, è sempre lì. D'accordo? Quindi la proteina continua a riconoscere le sue sequenze preferite, ma con i capelli gli è stata tagliata anche la capacità di attivare la trascrizione, il dominio transattivatore, ok? Quindi essenzialmente funziona, e anzi presenta anche un dominio cosiddetto di repressione, quindi funziona come un repressore. Ma sulla stessa sequenza, è chiaro? Sullo stesso gene. Vi sembra un bel modo per tradurre un gradiente di morfogeni a livello di trascrizione? Ok? Tradurre il livello di un trascritto, cioè scusate, tradurre il livello di questo sonic hedgehog extracellulare nel livello di un trascritto? Perché qui sullo stesso gene il sonic hedgehog può andare da una repressione, quindi la via di sonic hedgehog può passare da gene totalmente represso a gene totalmente attivato, con una serie di gradi intermedi, siete d'accordo? A seconda di quanto spingo, di quanto ho attivato o di quanto semplicemente ho inibito il repressore. In effetti, scusate, c'è ancora una piccola precisazione da fare. Lo vediamo dopo, ma faccio chiedervelo subito. Nei vertebrati è soprattutto Gli 3 a funzionare come repressore. Gli 1 e Gli 2 funzionano più come attivatori. Quindi quando vengono clivati non sono più bravi ad attivare, però a fare da repressore è soprattutto Gli 3. Dopodiché sono sempre tutti e tre insieme, quindi però agiscono separatamente. Quindi Gli 1 e Gli 2 sono più responsabili della funzione attivazione, che può essere ovviamente bloccata dal taglio proteolitico, mentre Gli 3 è quello che più si occupa invece della repressione. E invece se gli impedisci il taglio proteolitico, lui non funziona più come repressore. Okay? I gradi sono gli stessi, però forse la repressione e l'attivazione sono un po' gestite da attori diversi. Ma è così, una piccola complicazione mentale che dovete farvi, ma il concetto vedrete lo stesso. Ok? E qui appunto, semplicemente in questa diapositiva, vi dico quello che vi ho appena detto. Ok? Quindi abbiamo tanti possibili diversi gradi di attivazione della trascrizione mediata da Glee e quindi dipendente da sonic hedgehog. Quindi andiamo da una repressione completa, quando manca sonic hedgehog, quindi nessuno si salva dal parrucchiere, quindi nessuno può andare al nucleo con i capelli attivanti, questo shampoo attivante, e quindi repressione piena. Arriva sonic hedgehog, se ce n'è poco, quello che potrebbe succedere è semplicemente di inibire un po' la repressione, riduco la repressione. Se ce n'è tanto, non solo riduco la repressione, ma spingo anche sull'attivazione. Ok? E posso avere tutta una serie di livelli intermedi. Quindi, in qualche modo, questa sembra una via perfetta per fare da correlato intracellulare del gradiente extracellulare. Vi ricordate che abbiamo visto i gradienti di nuclei nel sincizio della drosofila? Il gradiente di fattore di trascrizione, Bicoi?
quello gestiva lui direttamente il suo gradiente perché non c'erano le membrane. Qui la membrana c'è, ci vuole qualcuno che faccia un gradiente fuori e poi una traduzione di questo gradiente all'interno, in termini di fattore di trascrizione. E questo fanno queste proteine qui. Ok, ma vediamole. Quindi vediamo la specificazione, in che modo sono, regolano la specificazione di questi domini di progenitori nel midollo spinale. E il primo, esempio che vediamo è un knockout, il knockout di Small. Siete pronti a questo gioco di logica? È il massimo per imparare la via, e così la sapete e basta, non ci pensate più. Knockout di Smo. Cosa succede? Se manca Smo, cosa faceva Smo, abbiamo detto? Smo serve a... Ah sì, in definitiva a portare all'attivazione delle proteine GLI, giusto? Perché Smo è quello che salva le proteine GLI dal parrucchiere, che le porta nel ciglio e gli fa bypassare il taglio proteolitico, d'accordo? Quindi, se manca SMO, cosa manca? Dal punto di vista della trascrizione dei geni target. Manca l'attivazione. E la regressione? Ci sarà, anzi, tranquilla e felice. Ok, avremo una repressione grandissima dei geni sonic e geodipendenti. Quindi cosa ci aspettiamo rispetto alla specificazione? Se davvero è Sonic Hedgehog a essere l'elemento che specifica tutti quei tipi di cellule, cosa ci aspettiamo? Che siano tutti uguali? Sì. Oppure? No, anche giusto. Che siano tutti uguali? Oppure che... però uguali a che cosa? Cioè, cosa sono? Non si sono specificati nello spazio. Questa è un'ottima ipotesi. Vediamo. Cosa succede? Succede che si perdono. Che scompaiono. In realtà hai ragione. Che cosa sono? Sì, è vero che sono molto simili tra loro, ma sono più del tipo del midollo spinale dorsale. Ok? È la parte dorsale che si espande in quella ventrale. Però questa storia non ve la racconto in realtà. Oggi vediamo solo la parte ventrale. Semplicemente la specificazione però appunto dei tipi, quindi la suddivisione e tutti questi sottotipi di progenitori scompare, non li abbiamo più. E qui lo vedete, è stato utilizzato un gene DBX1 che è il più dorsale, espresso dal dominio più dorsale dei domini ventrali. È chiaro? Sembra un gioco di parole, ma... spero che sia chiaro. Quindi il DBX1 è il confine con la parte dorsale del midollo spinale, mentre NKX2.2 è il quasi più ventrale di tutti. Che cosa si vede? Che se manca Sonic Hedgehog, questo NKX2.2 non c'è più, ma vedete questo pochino di rosso. Perché secondo voi c'è questo rosso? E tra l'altro guardate che figata, perché si espande così? Perché si è... chi è che ha stirato questo dominio rosso di DBX1? DBX1 chi sarà? Ha bisogno di tanto Sonic Hedgehog o poco Sonic Hedgehog? Poco, ok? Poco Sonic Hedgehog. Quindi quando c'è poco Sonic Hedgehog le cellule facilmente diventano DBX1 positive. Quindi evidentemente, e questo è quello che succede, quando tu togli Sonic Hedgehog ci sono alcuni cugini che... sono espressi qua e là e magari un pochino ne arriva. Un pochino di un cugino, mi pare che ci sia Indian Hedgehog che c'è nell'endoderma, che non è troppo lontano. Quindi un po' di Sonic Hedgehog arriva da altre fonti, quando togli Sonic Hedgehog. Però vedete come questa cosa si sia spostato, si sono da una parte, e NKX2.2 che aveva bisogno di tanto o poco Sonic Hedgehog è completamente scomparso. Ok, questo è il mutante di Sonic Hedgehog. Il mutante di Smo, che è quello che vi dicevo prima, invece, come vedete, perde tutto, sia quelli più dorsali che quelli più ventrali. Quindi questo però ci dice che tutti questi domini sono dipendenti da Sonic Hedgehog. Cioè se la via di Sonic Hedgehog non è almeno un pochino attiva, nessuno di questi qui, da DBX in giù, è presente. Ok, riesce a specificarsi, è chiaro? Sonic Hedgehog è fondamentale per la specificazione dei domini
ventrali. Ok, cosa succede se io tolgo GLI2? Si accettano scommesse? GLI2. GLI2 funziona da attivatore. Se io tolgo GLI2, mutante, zac, ho solo più GLI3, che invece funziona soprattutto da repressore. Cosa succede? Abbiamo perso. Cosa succede all'espressione dei geni dipendenti da Sonic Hedgehog? Non si attiveranno, ok? In realtà c'è ancora un po' di GLI1 che può compensare e c'è un pochino di attività di GLI3 attivatoria che può compensare, quindi un pochino di compensazione ce la possiamo aspettare e infatti è così. Si perdono i domini più ventrali. Perdiamo la floor plate, vedete questo NKX2.2 come se fosse stato schiacciato verso il basso. Cioè le cellule hanno interpretato un livello di Sonic Hedgehog più basso e quindi hanno sbagliato il loro livello posizionale dorso-ventrale. Hanno interpretato sbagliato. Però attenzione, non abbiamo giocato con il fattore extracellulare, abbiamo giocato con un fattore intracellulare. Ok? Il gradiente di Sonic Hedgehog è sempre lo stesso, però viene interpretato con una scala diversa. Ok? E quindi questo dà l'errore posizionale. E si vede. Che ne dite? Si vede? Non mi dite niente? Si vede o non si vede? Che c'è qualcosa che ha spinto da sopra e ha schiacciato verso il basso. Ok. Adesso vediamo invece che cosa succede se io tolgo il repressore. Cosa mi aspetto? Quando toglievo l'attivatore c'era l'impressione che tutti i domini dorsali venissero schiacciati verso il basso. Se tolgo il repressore della via di Sonic Hedgehog, come lo interpreto il gradiente? Quale sarà l'effetto secondo voi? Che? Si allungherà il ventrale verso il dorsale. Ed è esattamente quello che succede, anche se in realtà in misura abbastanza soft. Per qualche motivo la repressione agisce sì, ma non troppo potentemente, probabilmente perché anche GLI2, perché anche gli altri possono fare un minimo da repressore. Ma comunque, effettivamente quello che si vede è che i domini, diciamo, intermedi e anche in realtà quelli più dorsali un po' meno, ma quelli intermedi si espandono dorsalmente. Perfetto, funziona, siete d'accordo? Se tolgo la repressione ho un movimento che forse mi aspettavo un po' più grande, ma va bene lo stesso. E giusto per essere sicuri sicuri che è proprio la parte di repressore della proteina GLI3 che mi dà questo effetto, viene fatto un mutante di GLI3 in cui viene clivato, diciamo, il pezzetto della proteina che media l'effetto di repressore, quindi che una proteina che può funzionare solo come attivatore. E in questo caso abbiamo un rescue del fenotipo. Ma vabbè, ok. Attenzione però, il concetto per il momento per me è questo. E quindi il correlato, la quantità di GLI2 e attivatore attiva appunto determinati geni. E come faccio però io a vedere che è veramente la quantità di attività, il livello di attività di GLI che specifica un certo tipo cellulare piuttosto che un altro? Non è semplicissimo. Un sistema che è stato utilizzato un po' di anni fa, però secondo me resta sempre valido, è stato quello di elettroporare in un midollo spinale di un embrione di pollo delle, diciamo così, dei costrutti di proteine GLI artificiali, cioè modificate,
e che erano state selezionate con dei saggi in vitro per avere una attività attivatoria bassa, media o alta. Ok? Essenzialmente si mettono delle sequenze di riconoscimento a monte a controllare l'espressione di una luciferasi, si valuta la quantità di luciferasi che viene espressa e questo ti dà quanto è efficiente la proteina mutata che tu hai prodotto nel guidare nella trascrizione. Allora, vengono prodotti questi tre diversi tre versioni di Glee, tre, e queste vengono poi elettroporate nel midollo spinale in formazione. Ok, qui vedete la parte elettroporata qui sulla destra e l'altra sulla sinistra. È giusto, è lo stesso? Sì. Sapete perché la parte elettroporata qui viene messo Glee3 High, qui Glee3 Med e qui Glee3 Low Activator, quindi è una proteina mutata, dimenticatevi 3 repressore. Questo è stato semplicemente usato Glee3 come base per creare queste proteine ricombinanti. Questi sono tutti attivatori della trascrizione. Ok? Uno attiva molto fortemente, è molto potente, un attivatore potente, uno è un attivatore medio e uno è un attivatore basso. Sapete perché soltanto un lato è stato trasfettato? Insieme con Glee3 viene messa anche una GFP, giusto per vedere quali sono le cellule trasfettate, no? Perché non le trasfetti mai tutte. Tu ti aspetti un effetto se l'autonomous, poi non si sa mai, però cominci a vedere quello se l'autonomous. Sapete perché solo un lato del midollo spinale è stato trasfettato? Come ha fatto? Sapete come funziona l'elettroporazione? No? Ve l'avevo già detto o no? Per far entrare i plasmidi dentro la cellula. Dai una scossa elettrica, i plasmidi, questo apre le cellule e il plasmide entra, ok? Ma il DNA è una molecola carica? Positivamente o negativamente? Quindi in un campo elettrico migra, ovviamente, al polo positivo, ok? E questo è esattamente quello che succede. Quindi tu quando metti gli elettrodi, li metti orientati nel modo giusto e quindi puoi avere che il DNA andrà tutto da una parte. E in questo modo hai un controllo interno. È bellissimo avere un controllo interno, è sempre il massimo della vita. Quindi abbiamo un lato del midollo spinale che si sviluppa normalmente, come se niente fosse, e un altro lato in cui una serie di cellule a casaccio, oltre alla scossa elettrica, si trovano un livello di proteine Glee che non c'entra niente con la quantità di Sonic Hedgehog, completamente scollegato dalla quantità di Sonic Hedgehog che c'è all'esterno. E in un caso è forzatamente high, alto, in un caso invece è una via di mezzo, e in un caso invece è molto basso. Allora, vedete che quello basso, in realtà qui non è neanche molto efficiente la trascrizione della GFP, non vi so dire esattamente perché, ma che quello alto, invece, vedete che completamente fa sbagliare di nuovo posizione alle cellule. Quindi abbiamo OLIG2, che è un gene espresso nelle porzioni ventrali, in risposta ad un livello alto di Sonic Hedgehog. Questo gene viene espresso anche in zone in cui Sonic Hedgehog non c'è per niente. D'accordo? Lassù nella parte dorsale. Lì Sonic Hedgehog proprio non c'è. E quando ce n'è tanto, attivo i geni della parte bassa. Quando ce n'è una via intermedia, attivo quelli della parte intermedia. Quando c'è quello basso, attivo la parte bassa. Ok? E questo, secondo me, è una delle prove più evidenti, oltre a tutti i knockout e tutto quello che volete, però in positivo, non solo in negativo, che effettivamente Glee, il livello di attività della proteina Glee, induce determinati destini cellulari. E quindi che ci sarà questo livello di attività degradante che segue il livello di Sonic Hedgehog. In realtà questo ormai è stato ampiamente dimostrato, ampiamente visto.
Ci sono già una serie di modelli, io poi ve li faccio vedere, sono molto semplici a dire la verità, non sono così complessi, però, nonostante la quantità di gente bravissima che ci lavori, i modelli sono ancora abbastanza semplici, ma comunque, qui vediamo semplicemente, addirittura anche messo nel tempo, quello che succede, abbiamo l'inizio della formazione del gradiente di Sonic Hedgehog. Inizialmente Sonic Hedgehog è poco e quindi anche un gene represso da Sonic Hedgehog riesce ad essere espresso. Quindi si comincia con Pax 6, man mano che la quantità di Sonic Hedgehog aumenta, iniziano ad essere espressi geni un po' più responsivi a Sonic Hedgehog, che hanno bisogno di più Sonic Hedgehog, e via così, finché il network genico si setta in queste tre zone. Ok? Quindi Glee agisce da input per un gene regulatory network che poi in qualche modo si setta da solo. È chiaro? Quindi il gradiente di Sonic Hedgehog in qualche modo semplicemente dà la posizione, veramente solo posiziona le cellule nel posto giusto. Ok, questo è solo un riassunto per vederlo meglio. Attenzione, però. Abbiamo visto la mancanza di SMO, quindi la mancanza della possibilità di attivare Sonic Hedgehog, distruggeva totalmente la specificazione del midollo ventrale. Che cosa succede se invece io, oltre alla possibilità di attivare, tolgo anche la possibilità di reprimere? Ipotesi? Se io tolgo anche il repressore, se io tolgo la repressione su quegli stessi geni. Quindi avevamo questo ingresso, qui c'è Glee, fa attivare questo, fa attivare quell'altro, questo invece probabilmente era un po' represso da, c'erano i geni repressi. Che cosa succede se però io tolgo anche il repressore? Tolgo sia l'attivatore che il repressore. In questo modo io faccio finta che Sonic Hedgehog non sia mai esistito nell'evoluzione. Che cosa potrebbe succedere? Che rimangono in una fase precoce. Bella questa, mi piace. Sì, che rimangono così, che non succede nulla, come se non riescono a passare oltre a una certa tappa di sviluppo. Sì, è possibile. Quindi che non riescono ad andare avanti nella specificazione. Quindi che rimangono così, delle cellule embrionali staminali, che non sanno differenziare. Possibile, interessante. No, invece è un'ipotesi molto interessante. Altre ipotesi? Muoiono, vabbè. Pessimista, ma no. C'è sempre il pessimista nel gruppo. Muoiono tutti. Distruzione e tragedia. Va bene, può essere poi. Va bene, ve lo faccio vedere. Che cosa succede? Se io tolgo sia l'attivatore che il repressore, succede una magia. In realtà la cosa che ha detto lei era possibile. Cioè, uno poteva dire, vabbè, non manca l'input per differenziare e io rimango indifferenziato. Invece, attenzione, quello che proprio io volevo farvi vedere è che lo stimolo a differenziare è come quello di andare al gabinetto per fare pipì per le cellule. Loro vanno in quella direzione, ok? Quindi il differenziamento, la specificazione, invece avviene lo stesso. Cioè lo sviluppo va avanti. Non si ferma il tempo. Il tempo progredisce. È miracolo dei miracoli, meraviglia delle meraviglie. I nostri neuroncini ricompaiono, ok? Questo è il wild type, questo è il mutante di SMO e di GLI3. Adesso ve lo ricordate, non devo farvelo vedere, quello che era il mutante di SMO, abbiamo visto, non c'erano, queste cellule non c'erano, invece qui vedete, attenzione, questa è la parte dorsale, questa è la parte ventrale, vedete che ci sono alcuni fenotipi tipo OLIG2 che ricompaiono. Quindi cellule che queste OLIG2 nel mutante di SMO non saltavano fuori perché c'era una repressione. Venivano repressi quei geni. Mm?
Ok, però se io tolgo la repressione, invece questi fenotipi saltano fuori. Attenzione però, non è proprio uguale, non è un vero rescue del fenotipo, non è che Sonic Hedgehog potrebbe anche non esserci. Quello che cambia è l'organizzazione spaziale delle cellule. Qui vediamo i progenitori, NKX6.1, vedete qui quelle gialle dovrebbero stare qua su e qua sotto quelle rosse, invece qui è tutto mischiato. Qui nella parte di destra invece vediamo i motoneuroni, comunque diciamo alcuni geni tipici di cellule più differenziate. Ok? Questo è il wild type, questo è il mutante desmoid di GLI3. E vedete che di nuovo quelle rosse erano qua sopra, MNR2 mi pare che siano i motoneuroni, sono qua sotto, invece in questo caso sono tutte mischiate. Ok? Cioè si perde l'organizzazione spaziale. E la stessa cosa, in realtà facciamola breve, succede con il mutante di GLI2 e GLI3. Ok? Sì, se togli GLI2 e GLI3, poi vedi, guardate le figure, adesso voglio andare un po' più veloce, succede la stessa cosa. Ok? Quindi che cosa succede? Questa è la morale di questa storia, che ormai è anche un pochino vecchia se volete, però io ve la volevo raccontare lo stesso. Cos'è che fa Sonic Hedgehog? Cosa fa la via di Sonic Hedgehog? Che cosa controlla esattamente? La posizione. Dopodiché se non c'è chi esattamente regola la posizione, una strada viene presa lo stesso. Cioè queste cellule vanno comunque verso il differenziamento, useranno altri segnali, FGF, insomma, ci saranno altri segnali che le portano verso il differenziamento e comunque una scelta la fanno. Non diventano un tipo cellulare ibrido, ok? Diventano un tipo cellulare, ma dal punto di vista spaziale la scelta è più approssimativa. Quindi questo fa Sonic Hedgehog, questo fa il morfogeno, organizza questi tipi cellulari nello spazio. E quindi vedete però anche che qui siamo entrati, cioè nella drosofila non era proprio la stessa cosa. Va bene, se volete ne riparleremo, sennò qui finiamo lunghissimi. Ok, quindi questo fa Sonic Hedgehog. E pensateci perché mi piace molto questa storia. Dopodiché, un'altra cosa che vi racconto velocissimamente perché interesserà uno dei lavori che vi farò leggere per le vacanze di Natale. Ok, questo modello funziona così bene, perché poi ovviamente tu dici ma siamo proprio sicuri, allora abbiamo visto le proteine GLI eccetera eccetera, Sonic Hedgehog, siamo proprio sicuri che funziona così? Allora la prova del 9 è stata ottenuta cercando di riprodurre questo signaling, quindi il patterning, quello che si era capito del patterning, su cellule embrionali staminali in vitro. E questo è stato fatto nel 2002. Quindi, diciamo, dopo avere... questo era il signor Jessel, in realtà è il laboratorio da cui è uscito questo modello del midollo spinale ventrale, il grosso del... i risultati sono stati ottenuti da lui e quindi dopo aver capito come funzionava in vivo è passato in vitro. Ok? In realtà questa è una storia anche bella perché a quello stesso periodo c'erano un sacco di altri laboratori che cercavano, prima di aver capito come funzionava in vivo, di produrre motoneuroni in vitro senza grandi risultati peraltro. Ok, quindi lui che cosa fa? Lui cerca di riprodurre i meccanismi di specificazione, quindi giocando con i segnali cellulari, lui cerca di dare segnali posizionali a delle cellule che invece sono in vitro e sono tutte insieme. E lui lo fa su embryoid bodies. Adesso vi farò vedere, vi farò leggere un articolo proprio su queste questioni qui, un po' più moderno, ma il concetto è sempre lo stesso. Lui prende degli embryoid bodies. Sapete cosa sono gli embryoid bodies? No? Sono aggregati di cellule embrionali staminali. Vengono fatti crescere in delle pallozze. Per dargli un minimo...
di coltura tridimensionale, sono delle colture tridimensionali, invece che farli crescere in 2D, in realtà questi giochetti si possono fare anche in 2D, però lo vedrete, in 3D sono più belli. Quindi lui crea questi embryoid bodies, quindi sono questi gruppi di cellule, aggregati di cellule, corpi embrioidi, e per prima cosa lui ha bisogno di portarsi verso il midollo spinale. Che cosa abbiamo detto? Qual è lo stato basale di default dell'ectoderma? Se noi non lo trattiamo con nessun antagonista vario, strano, che cosa tende a diventare? L'ectoderma tende a diventare? Neuroectoderma, anteriore o posteriore? Anteriore, ok? Perché ci sono appunto le BMP che lo portano a diventare anteriore, neuroectoderma, ma inibendole lui diventa neuroectoderma, e poi lui di default sarebbe anteriore, ma poi ci sono una serie di gradienti di Wnt e di FGF e di acido retinoico che lo caudalizzano. Lui usa l'acido retinoico in questo caso per caudalizzare, ok? Lui vuole, quindi prima va sullo Z e poi andrà su XY, o come volete vederli, insomma. Prima va su XY e poi va su Z. Comunque, prima l'antero posteriore caudalizza, ok? E in effetti vede che una serie di geni come SOX1, TX2, OXC6 soprattutto, NUN semplicemente ci dice che sono neuroni, vengono espressi negli embryo body trattati con l'acido retinoico. Lo vedete? Questo è l'embryoid brodis non trattato, c'è qualcosa qua e là, però sicuramente, soprattutto questo OXC6, che è un gene OX, e ci dice anche il livello del midollo spinale che lui ha ottenuto, che è appunto quello, come cavolo si dice, vabbè, insomma, a livello dell'arto anteriore, ok? E quindi lui li ha caudalizzati. Dopodiché si tratta di trovare il livello giusto di Sonic Hedgehog. Se il suo livello, se il suo concetto è giusto, allora noi possiamo giocare con Sonic Hedgehog. Dare Sonic Hedgehog extracellulare, e lui lo prova a diverse concentrazioni. 0 nanomolare, 10 nanomolare, 1000 nanomolare. E effettivamente vede, qui vedete l'espressione di alcuni di questi geni, dal più ventrale al più dorsale, vede che con 1 micromolare arriva al livello che gli interessa, NKX6.1 e OLIG2, ok? Quindi questi embryoid bodies sono stati caudalizzati e poi ventralizzati, cioè gli sono state date delle informazioni posizionali esogene, dall'esterno, in vitro. E questo è successo 15 anni fa. Quindi questi sono verosimilmente progenitori di motoneuroni. Proviamo a vedere se è vero, non tutti magari, una certa quantità. Proviamo a vedere se è vero, facciamoli differenziare. Vengono fatti differenziare, essenzialmente si tolgono fattori di crescita, insomma ci sono tanti modi, o si piastrano, comunque ci sono molti modi di farli differenziare, però tu li induci, li stoppi, in quel caso lì, il procedere della proliferazione, e li porti a differenziare. E guardate qua, tada! Un bel motoneurone ottenuto in vitro. Très bien, monsieur. Che bravo. E ci è riuscito veramente. Vedete che non è che sono tutti motoneuroni, c'è dell'altro. Non è probabilmente omogeneo, non è la stessa cosa. Però questi sono motoneuroni. Motoneuroni è ancora un po' generico, siete d'accordo? Ci sono poi tutti i sottotipi di motoneuroni che bisogna imparare a produrre. Questi magari ce ne sono di tanti tipi, magari per un trapianto, se voglio fare una rigenerazione probabilmente mi interessa avere una cultura eterogenea, però
intanto la so direzionare, la voglio equilibrare, come piace a me. Ok, appunto, come vi dicevo, una volta generati, questi giovani neuroni procedono rapidamente verso il differenziamento. E come avviene questo? Avviene di nuovo attraverso un codice di fattori di trascrizione, che in realtà è solo parzialmente sovrapposto a quello delle cellule madri, e invece contiene tutta una serie di fattori di trascrizione specifici del neuroncino che deve differenziare. Questa non è più una cellula della radialglia, non sono più cellule gliali, questi sono neuroni, quindi abbiamo cambiato tipo cellulare nettamente, e a questo punto si procede lungo il differenziamento. E quindi noi vediamo, facendo semplicemente un'ibridazione in situ per alcuni geni particolari, vediamo nelle porzioni di intermediate zone, subito al di sotto della ventricular zone, quindi questa è la zona ventricolare, questo è il parenchima nervoso in formazione, quindi qui ci sono i progenitori, qui ci sono i giovani neuroni che stanno iniziando a differenziare, vediamo in queste zone l'espressione di alcuni geni caratteristici. Per esempio i nostri amici motoneuroni, che sono qui nella silhouette, vedete nel punto in cui ci sono i fianchi del nostro ventricular zone, abbiamo l'espressione di questo Islet 1, LHX3, NeuroM, NGN2, e invece non c'è Cash 1. Ok? Quindi questi sono i giovani motoneuroni. L'espressione di questi geni in qualche modo induce il programma differenziativo. Tutti quei geni che servono per fare un motoneurone, che saranno quelli che portano la sua, che stimolano la crescita di questo lungo neurite, un corpo cellulare grosso così, determinate afferenze, un certo metabolismo, eccetera, eccetera. Ok? E ovviamente questi geni qua controllano il destino delle cellule e controllano in modo, di nuovo, da master gene, quindi sono di nuovo pochi, controllano il destino delle cellule, le inducono a differenziare come motoneuroni. Per esempio, qui vedete HB9 è un fattore di trascrizione tipico dei motoneuroni. HB9 può essere indotto ectopicamente, e sapete cosa vuol dire ectopicamente, vero? No! Cos'è un'espressione ectopica? Esatto, fuori da dove normalmente dovrebbe esserci. Un tifoso del Toro nella curva della Juve, e lì ectopicamente. Ok, quindi un'espressione ectopica di HB9 noi la possiamo indurre facendo un'elettroporazione. Ormai sapete come funziona, non devo dirvi niente. Lo vedete qua? Una serie di puntini da questo lato e non ci sono dall'altro lato, perché è stato elettroporato questo lato. Voi elettroporate Islet 1 ed LHX3, che sono appunto geni normalmente espressi nei motoneuroni, e inducete HB9. E inducete anche in realtà un differenziamento in termini di motoneuroni. Quindi le cellule che sono state elettroporate, e poi notiamo un'altra cosa, le vedete nella ventricular zone o le vedete tutte nella intermediate zone? Cioè sono nella zona proliferativa o nella zona di cellule che stanno differenziando? A occhio, secondo voi? Qui sarà la via mediale, questa è la zona ventricolare, quindi sono tutte nella zona differenziativa. Quindi quando io ti faccio esprimere forzatamente il gene del differenziamento, puoi essere chi vuoi, anche un progenitore, il più figo del progenitore del mondo, tu parti per la linea differenziativa. Ti stacchi dalla ventricular zone, parti nella zona intermedia e differenzi. Ok, questi sono geni del differenziamento. Ok, questo programma genetico ovviamente viene a valle di quelli che ci sono nei progenitori,
però se io lo faccio esprimere ectopicamente, lui guida il differenziamento in termini di motoneuroni. E questo avviene in modo sinergico, quindi Islet 1 più LXX3 più questo Neuro M in realtà hanno un'efficienza molto maggiore di indurre ectopicamente motoneuroni. E cosa vi aspettate? Se io faccio questa espressione, l'espressione di questo Islet 1 LHX3 Neuro M in un endoderma, l'enterocita differenzierà in un... non è che lo dovete sapere, però dovendo tirare a indovinare. L'enterocita, se io gli esprimo questi tre fattori di trascrizione, differenzierà in un motoneurone? Secondo voi così a naso? No. In realtà non lo so neanche io. Non lo so neanche io. La cosa curiosa è assolutamente giusto dire no, perché c'è una competenza, cioè c'è un limite, c'è un... Questi sono tutti neuroni che stanno scegliendo cosa essere e io posso arrivare lì e fregarlo prima che abbia fatto una scelta e portarlo verso qualcos'altro. In realtà, l'abbiamo visto all'inizio, ci sono degli eventi miracolosi, misteriosi di direct lineage conversion. Quindi mi aspetto di no, ma non posso del tutto escluderlo. Non si sa mai. Tutto sommato questa pluripotent reprogramming si fa. Noi possiamo ottenere le induced pluripotent stem cell. Quindi la risposta è probabilmente no, ma non lo so. Va bene. Ma non è detto di no. Ok, e poi l'ultimo elemento che viene direttamente da questo dato che vi ho appena fatto vedere è che effettivamente i geni che vi ho fatto vedere espressi nei progenitori come OLIG2, NKX, eccetera, eccetera, hanno un controllo negativo, quindi reprimono l'espressione di questi geni del differenziamento. Per cui, per esempio, esiste un controllo diretto di OLIG2 sul promotore di HV9. Quindi il progenitore committed è una cellula gliale che da qualche parte ha questo potenziale di diventare, di dare origine a un neurone, ma non lo deve diventare. E quindi c'è in realtà una repressione attiva di questo programma differenziativo. E questo è un altro concetto fondamentale, perché la mamma, la cellula madre, per rimanere madre deve impedirsi di diventare figlia. Deve autoinibirsi, ok? Altrimenti anche lei procede giù verso il differenziamento. E su questo io vorrei tornare al nostro schema, giusto per chiuderla questa storia, del epigenetic landscape di Waddington. Noi abbiamo detto che ci sono queste palline che rotolano, ecco, però ce ne sono alcune che si fermano probabilmente a dei bivi, o sul bivio, o magari subito sotto, qui ve l'ho messo sul bivio, ma insomma, ok? E riescono ad impedirsi di differenziare, cioè si mantengono in uno stato più potenziale, con un maggiore potenziale, mantengono un fate potential superiore, è chiaro? E queste sono le cellule staminali. Le cellule staminali fanno questa cosa qui. Infatti all'inizio, se vi ricordate, avevamo parlato di questo stato metastabile. Cioè c'è qualche cosa, che non sappiamo bene cosa, neanche come si regola, ma ci piacerebbe scoprirlo, che mantiene la cellula staminale al di sopra, dal punto di vista energetico, di questa energia del differenziamento, ok, in un livello potenziale superiore rispetto alle cellule differenziate, inibendo, e questa è una cosa epigenetica, in cui viene inibita continuamente e in modo attivo l'espressione dei geni del differenziamento. Ok, voilà, e questa è un po' la storia che vi volevo raccontare. L'altro pezzo della storia
sfidate? Siete morti? Distrutti? Allora, l'altro pezzo della storia, dai, fatemi fare almeno l'introduzione, poi vedete la prossima volta, è velocissimo. Vi faccio solo l'introduzione, poi ci rivediamo giovedì. L'altro pezzo della storia invece è relativa ai meccanismi di patterning temporale. Quindi questi progenitori in realtà non sono sempre uguali, questo stato metastabile si modifica nel tempo. E questo in realtà lo sappiamo tutti, cioè lo sviluppo non è una cosa statica, no? È qualcosa che si modifica nel tempo. Ci sono cellule che vengono prodotte in certe fasi, altre in altre fasi, c'è qualcuno che batte il tempo. Ok, allora, con i nostri gradienti di morfogeni abbiamo modellizzato e ormai capito a menadito come si può organizzare lo spazio, come possiamo suddividere lo spazio e come si invece regola il tempo. Questo è un punto che in generale nella biologia dello sviluppo è molto meno definito, ok? Chi è che batte il tempo dello sviluppo? Non si sa. E ci sono alcuni esempi prototipici che vengono studiati. Ok, il punto da cui voglio partire appunto è proprio il fatto che i neuroni del cervello, questi si conoscono molto bene, dei neuroni del cervello, scusate, si conoscono molto bene le date di nascita. Sono state mappate, in realtà il grosso nei roditori del laboratorio, quindi un sacco di lavoro è stato fatto da questi due signori, il signor Bayer, il signor Altman e la signorina Bayer, comunque che essenzialmente hanno fatto un lavoro di mappatura, davano la timidina triziata ad embrioni a diverse fasi dello sviluppo e poi andavano a vedere dove andavano a distribuirsi i nuclei di timidina triziata. Sapete cos'è la timidina triziata, no? È come la bromodesossuridina, cioè una molecola che sta in circolo un paio d'ore, chi si sta dividendo in quel momento la prende e poi io vedo dove va a finire. Ok? E in questo modo si può vedere appunto quando nascono diverse popolazioni di neuroni. Quindi vedete i neuroni della zona A sono nati tutti a E13, quindi sono più precoci. Altri sono intermedi, ci sono altri tipi di neuroni più tardivi. Quindi quelli più tardivi sono questi qua più interni, nella zona C. Questo è il talamo. Allora, come viene regolato tutto questo? Un modello. E oggi vi faccio solo questo, poi ai mammiferi ci passiamo domani. Però questo sarebbe fighissimo da raccontare, ma non abbiamo il tempo. E quindi chi avrà voglia se lo potrà andare a studiare per conto suo. Un modello, diciamo dal punto di vista trascrizionale, meccanico, meccanicistico, conosciuto meglio, caratterizzato meglio, quello della drosofila. Nella drosofila i neuroblasti, scusate, le cellule staminali dei neuroni, poi chiamarle staminali non lo so, vediamo, comunque sono progenitori di cellule differenziate, sono ben note, sono poche e si conoscono una per una, si chiamano neuroblasti e si possono seguire, si può fare il live imaging, che è il modo migliore per seguire un lineage. Tu prendi una cellula, sai che è lei, gli fai un imaging continuo, la segui sempre e vedi tutto quello che succede, come vi ho fatto vedere l'altra volta anche in un video, in una fetta di sopravvivenza nei mammiferi. Ok, e quello che si vede in questo lineage è che questi neuroblasti producono dei progenitori intermedi a momenti diversi dello sviluppo. E nel fare questo switchano determinati fattori di trascrizione che esprimono. Quindi hanno prima hunchback, lo ricordate? Non si butta via niente in biologia, tutto quello che si può riutilizzare si riutilizza, hunchback viene riutilizzato in questo sistema, 7-Up, Krupper, adesso non mi interessa che vi ricordate i nomi, ma ok, ci sono diversi fattori di trascrizione che vengono espressi in sequenza, cioè la stessa cellula
in risposta a qualcosa che non è ancora del tutto chiaro, forse sa contare le divisioni, forse riceve dei feedback dalle cellule spiglie, chi lo sa, però cambia appunto il suo potenziale, e questo noi lo vediamo nel cambiare di fattore di trascrizione appunto di questi master gene. E produce dei progenitori intermedi che poi a loro volta produrranno della progenie differenziata, ok? Quindi non è che ci sono 7 neuroni, i neuroni saranno molti di più, però questi verranno poi prodotti da questi progenitori specializzati. È chiaro? Quindi questa cellula staminale, tra l'altro, di per sé non è che si divida tante volte, rispetto a quanto non si dividano i progenitori intermedi, che si divideranno invece molto di più. E questo ci ricorda assolutamente il sistema staminale che abbiamo visto nei mammiferi. No? Siete d'accordo? La cellula staminale era una cellula che si divideva tanto o poco? Poco. Ok. E va bene, e questo è un modello che funziona da Dio nella drosofila. La questione è direttamente esportabile a un sistema in cui le cellule sono molte, ma molte, ma molte di più, e la struttura che vogliamo costruire è migliaia di volte, anzi centinaia di milioni di volte, la dimensione di una singola cellula? E di questo però parleremo la prossima volta.